Bentrovati nelle foreste del Borneo. Oggi introduciamo un concetto all'apparenza semplice, però con degli esempi, visto che ci troviamo appunto in foresta, e cioè l'habitus delle felci, che possono essere terrestri, liane, acquatiche e anche epifite. Ora, quelle terrestri sono abbastanza facili, nel senso che questa è la Dicranopteris linearis, giro la telecamera, che è questa qui, è una glaucaniacea, ed è una pianta terrestre, una felce terrestre, perché ovviamente è attaccata al suolo ed ha un apparato radicale che ancora la pianta al suolo. Oggi vedremo un'altra forma, che in Italia ovviamente è meno familiare per gli appassionati di natura, che sono le epifite. Le epifite sono piante che non si trovano al suolo, ma che si trovano su altri alberi. Non sono parassite, quindi l'apparato radicale non prende nutrimento dalla pianta, dall'ospite dove la pianta si trova, ma utilizzano solamente lo spazio del tronco, lo spazio dei rami, per crescere e completare il ciclo riproduttivo. Qui dietro di me, come avete già visto probabilmente, c'è una grandissima epifita che si trova su questo albero. Ok, questo è l'albero e qua c'è l'epifita, che si chiama Splenium nidus. Nidus proprio perché ha la forma di un nido. La cosa importante ovviamente qual è? È che le epifite hanno bisogno di nutrimento, e in questo caso il nutrimento è autoprodotto con questa capacità di convogliare verso il centro foglie, pezzetti di rami, feci di animali che passano la notte, e piano piano con l'umidità della pioggia si decompone e automaticamente diventa un importantissimo fonte di nutrimento per l'asplenio. Qui nella parte inferiore si può vedere la quantità di suolo, eccola, aspettate che metto a posto la telecamera, ecco, questo è il suolo prodotto dal processo di decomposizione di foglie che si sono accumulate nella parte superiore mesi, forse anni fa. Queste sono le foglie vecchie ovviamente, e poi ci sono le foglie mature con queste enormi dimensioni che possono essere paragonate quasi alla foglia di un banano, per quanto sono grandi. La parte riproduttiva è questa qua, questi linee marroni che sono i sori, non raggiungono mai la parte terminale della foglia, e questa è una bellissima epifita. Adesso mi allontano un attimo per farvi vedere le dimensioni di questo individuo. È enorme. Se allunghiamo lo sguardo, lì su, qua, c'è un'altra epifita, sempre della stessa specie. Lo vedete? Eccolo qua. Questo qua. Bellissimo. Sono delle piante che possono raggiungere delle dimensioni enormi e si trovano abbastanza comuni sia in foresta ma anche nei parchi cittadini delle città asiatiche. Bene, con questa pillola di botanica io continuo la mia passeggiata. Arrivederci.